Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video molto breve, oggi reaction a un nuovo trailer della Disney. Non c'entra chiaramente niente con Spider-Man. Oggi trailer di Lightyear, dedicato a Buzz Lightyear. È un film specifico, non è una serie. Ai tempi, quando ne parlammo tempo fa, io credevo fosse una serie, da quel che ho capito potrebbe sembrare una serie, però no, è un film. È il primo trailer ufficiale di Lightyear del film. Tra l'altro ci fu anche il teaser mesi e mesi fa, quindi magari ci riguardiamo al volo il teaser e il trailer. Comunque, come vedete, siamo in live su Twitch. Vi ricordo, siamo live tutti i giorni. Trovate il link in descrizione. Twitch è gratis. Se poi avete Amazon Prime avete tanti golosi vantaggi, quindi insomma vi aspettiamo tutti i giorni. Detto ciò, andiamo a vedere il trailer. Allora, questo qua era il primo teaser del 22 dicembre. Forse era, il D23, non mi ricordo. Oh no, HD, signor HD, mi raccomando, presenti e pronti, via. Ma è così, è uguale, non cambia niente. Madonna, come si vede puzzolente. Ah, ok, era solo questo, era solo il logo, non c'era altro. Ah, a posto, questo era il teaser che era uscito tempo fa. E ora ci andiamo a vedere il teaser trailer ufficiale. Non c'è in italiano, ma ci sono i sottotitoli, quindi ci accontentiamo di questi. Vediamo un po' che cos'è. Ok, controllo booster. Pronto al lancio. Viene. Pronti? Controllo missione. Pronti? Guida. Pronti al decollo. Belle animazioni. Ci stiamo preparando all'accensione. Certo che bella idea fare. Fare un film dedicato a Buzz Lightyear, eh. 4. 3. È un'idea assurda, secondo 2, me. 1. 0. Dai, Buzz, guarda come sembra umano! Sembra super umano! Lo scudo termico, va dentro al sole, eh? Ah, vicino al sole. Con la fossetta. Quindi sono le avventure di Buzz Lightyear, letteralmente. Che carino! Puppi 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 puppi! Oh, bello! Verso l'infinito. And beyond! E stanno insieme, quindi coppietta loro due, forse. Molto bello! Guardate che fico! È bellissimo! Cioè, è bellissimo! Ma sembra veramente reale. Ora, ovviamente, è cartoon, però, capito? C'è uno stile che sembra... Cazzo, bel lavoro che ha fatto la Pixar! Clap, clap! Mi ricorda un pochettino come design, sapete che mi ricorda? Mister Incredibile degli Incredibili, eh? Con il muso un po' allungato, così, eh? Poi mi fa impazzire questa fossetta. La fossetta, invece, mi ricorda il padre dei bambini in Luca. No, il padre della ragazza in Luca. Però molto bello. E questo esce nel 2022. Io, da quel che ricordo, è aprile 2022. E invece era diventata estate. Quindi l'hanno rinviato. Goloso, goloso. I capelli come sono? Beh, i capelli sono fighi qua, mi sembrano. Anche suoi, ma se no pure i loro. Cioè, sono bellini i capelli. Ma anche la tuta. Cioè, la tuta, se la guardi, sembra vera. Potrebbe essere un film. Però poi, ovviamente, vedi la persona e dici, vabbè, ok. Ma se no, potrebbe essere un film. Cazzo, veramente bello. Tra l'altro, questo qua è il poster fighissimo. E qua c'è la data un po' più precisa di agosto 2022. Perché, ovviamente, il 6 sta a indicare giugno. Che è agosto? Giugno 2022. Però, comunque, sono ancora aggasato da tutto. Ma il poster sembra veramente, veramente bello. Proprio figo come texture. È tutto figo. Penso che sia veramente un progetto fighissimo per portare avanti Toy Story. Assolutamente. Penso che esca al cinema poi. Non su Disney Plus. Però lo scopriremo poi quando ci saranno altri trailer. Grazie per aver visto questa reaction su YouTube. Oggi probabilmente usciranno altri video dopo questi, quindi non ve lo perdete. Ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle.